Movimento 5 Stelle doveva fare un congresso importante perché era atteso da tanto tempo, in cui bisogna darsi nuova struttura, nuove regole, nuova leadership, nuovi programmi, nuove idee, nuove visioni. E questa cosa è stata rinviata per via dell'emergenza coronavirus e si spera di poterlo fare il prima possibile, ma è ovvio che quello è il momento in cui si capirà la direzione che vuole prendere un movimento che è una grande risorsa per tutto il paese e per tutti i cittadini che credono che debba esserci un'alternativa rispetto alle classi politiche che per decenni hanno governato. Il movimento sta diventando un partito. Ma non è una questione di nomi, è una questione che sarebbe impossibile pensare che all'aumentare della partecipazione, al cambiare dei tempi, al modificarsi delle condizioni oggettive che ci sono intorno, una cosa possa rimanere uguale. È chiaro che bisogna aggiornarsi, è chiaro che bisogna vedere, anche perché molte delle cose su cui lottavamo qualche anno fa sono state pure raggiunte con l'esperienza di governo, quindi bisogna fissare nuovi obiettivi, bisogna parlare di temi. Adesso arriveranno tanti miliardi per via dell'emergenza e qui ci saranno delle scelte importanti da fare, perché a seconda di come vengono investiti si capisce che tipo di futuro può avere il nostro paese. Per questo è importante avere una visione. La parola chiave è leadership. Il Movimento 5 Stelle è arrivato troppo presto al governo, senza appunto una leadership ben strutturata. Difficile dire, comunque parlare con sé, ma comunque delle cose buone sicuramente sono state raggiunte sia nel primo governo Conte che in questo attuale. Io la cosa che mi sento di dire è che le leadership vengono dopo le idee. C'è chi ha deciso di andare via, non c'è questa paura ad oggi che si tiri troppo la corda e quindi si perdono altri pezzi? Resto dell'idea che andarsene rappresenti sempre la scelta sbagliata, o almeno andarsene quando si ricopre una carica elettiva che è stata ottenuta con il Movimento 5 Stelle. Secondo me la cosa giusta è rimanere dentro e fare in modo che il Movimento 5 Stelle cambi, quindi portare al congresso una proposta alternativa, spiegare quali sono i motivi delle proprie difficoltà. È chiaro che io non sono contento di come sono andate le cose, però non è che rispondo al canto delle sirene di chi mi invita ad andare qui e lì. Io sono stato uno dei costruttori di questo grande progetto e sono stato eletto due volte con questo simbolo. Io lotto fino a quando ce ne sarà la possibilità per migliorare e per cambiare le cose. Mi dispiace per chi invece non l'ha fatto e ritengo che abbia fatto un errore, e se proprio non aveva più voglia o nessuna forza interna per poter condurre una battaglia di cambiamento, a quel punto forse sarebbe stato più opportuno dimettersi.